Quanti bravi registi hanno fatto, tantissimo. Sì, io sono stata così, dice che non so se si sente. Si sente. Non si sente, non si sente. Non si sente. Mi sento un po'. Sì, è vero. E ho avuto la fortuna di avere anche bravi registi teatrali. Purtroppo non ci sono più. Voglio lo stesso dire che è stato per me anche quello un grande piacere, per me che sono un artigiano, un lavoratore, stare con Massimo Castro, non c'è più, con Giancarlo Coveglia, con Aldo Trionfo, con mia via tanti, insomma, registi. Purtroppo neanche le cose, diciamo molte cose fatte all'Aquila, dove sono stata insieme a Gigi Proietti, dove sono stati i miei primi passi, anche lì all'Aquila non è che filmavano. Dunque diciamo che Peter Marcias ha fatto per me un lavoro soprattutto di salvataggio di questi armadi così miei, di Favegnano, che fa tanti armadi, e questi armadi non si sarebbero mai visti. Invece così, grazie anche a Vittorio e Paolo Tagliani, che hanno detto che non si dimenticheranno più di quella Cleopatra, e attraverso la ricerca di Marcias e delle foto, insomma, è stato possibile. Grazie anche a Nanni Moretti, che veniva a vedermi anche fuori Roma, a Prato, così, insomma, il teatro vive anche. Non so se ho risposto così, ho detto, sono andata per conto mio, un po' per conto mio, guarda. E com'è nata la vostra storia? No, quello che dico io. Mi ho chiesto com'è nato il rapporto tra lei e Peter per creare questo film. Sì. Lei dice il suo, lui dice. Ah, certo, certo. Dunque, io mi sono fidata di Peter Marcias perché intanto avevo visto delle sue, ma la Spagna non era cattolica, avevo visto, è stato qua anche a Torino con l'ultimo il Rom, che, dimmi che destino avrò, io parlo sempre dei Rom, ecco, dimmi che destino avrò, e mi sono fidata perché diciamo questa operazione di salvataggio l'ho messa nelle mani di un giovane cineasta sardo, per me è molto importante la Sardegna perché ci ho anche abitato e conosco quelle persone, mi sono fidata della sua serietà, lui ha detto vorrei fare un documentario di te sul tuo lavoro, che poi non è scisso il mio lavoro dalla mia famiglia, perché ho sempre detto che io forse sono stata molto rifiutata nei primi decenni, anzi sempre, all'Accademia, ai teatri stabili, ai teatri di cose, sempre rifiutata, un Oscar, come dico io, della bocciatura, bocciata da tutte le parti, perché io mi ero fatta in casa, adesso fatta in casa sembra partorita in casa, come, ma forse proprio, ecco, partorita in casa come attrice. Cioè aprivo i cassetti, facevo, non sapevo dove era il diaframma, però provavo, ecco, oppure parlavo alla finestra, allora non c'era nessuno, parlavo da sola, insomma mi sono fatto un metodo che sembra un po' di una pazza, però in verità dopo, molto tardi, molto più tardi, ha dato dei risultati. Dunque per me era importantissimo che Marcias facesse questo lavoro che era come non una vendetta no, ma così, far vedere come sono stata grazie, lavoratrice, brava, sgangherata, ma insomma
e forse anche perché era troppo presto per prendermi per l'Accademia. Cioè. Comunque sono anche contenta di dire che mio fratello ha sempre detto tu devi fare la pieroteca, ma cos'è, dico la pieroteca e non la voglio fare. No, dice, tu non la vuoi fare perché ti sembra una cosa da morta nel senso così, una celebrazione, ecco. Invece ho pensato che in questo caso senz'altro Macias mi avrebbe fatto vivere, e così credo che sia, credo perché non l'ho visto, ecco, lo vedo stasera comunque. Intanto questo casca un po'. Sì, si sente? Sì. Si sente, sì. Sì. No, dicevo, no, io invece con Piera abbiamo collaborato innanzitutto con un film nel 2011 che si intitola I bambini della sua vita, poi diciamo da lì. Sente poco, ma non è questo. Questo? Diciamo cambio di microfono. No, dicevo che con Piera abbiamo collaborato nel 2011 per il film I bambini della sua vita che abbiamo girato a Cagliari, però poi da lì come dire, mi è venuta l'idea di, diciamo, anche diciamo, grazie a lei che come dire, ha aperto lo scrigno anche dei suoi ricordi e di tutte le sue cose. E, diciamo, è stata un'esperienza bellissima, ma nello stesso tempo diciamo, difficile, perché, come ha detto Piera, è stato molto importante ricordare delle cose che non erano già scritte, che non c'erano, che era difficile anche diciamo, rintracciare. È stato poi anche molto diciamo, stimolante che comunque 7-8 registi tra i più conosciuti forse del panorama internazionale abbiano dedicato delle parole importanti per Piera, e dunque da lì è nato tutte le storie di Piera. Dunque, questo. Buongiorno, io ho una domanda per il regista, per Peter Marcias. Per quanto il suo film sia stato molto eloquente sulla figura di Piera degli Esposti, date le testimonianze dei grandi cineasti, fratelli italiani, Marco Bellocchio, ci interesserebbe sapere, appunto, lei ha lavorato con Piera nel 2011 con tutti con i bambini della sua vita, come è stato lavorare con Piera degli Esposti e cosa pensa lei di Piera degli Esposti? Ma cosa penso io? C'è nel film tutte le storie di Piera, che poi alla fine 80 minuti, anzi io volevo... volevo far durare ancora di più il film, dicevo, ma ho detto dobbiamo fare un film a puntate, infatti ho detto a Piera, ho detto dobbiamo fare un film sul teatro, dobbiamo fare un film su questo, perché c'è tantissimo, dunque, come dire, piange il cuore quando uno deve tagliare. Infatti c'è diciamo, qui con noi il montatore del film, Andrea Lotta, e l'autore delle musiche, Stefano Luzzetti, con cui abbiamo lavorato con molta difficoltà, perché quando abbiamo detto, dobbiamo tagliare. No, io con Piera, come dire, mi riconosco, non lo dico perché hanno parlato quei grandi registi che sono nel film, però mi riconosco nelle loro parole, cioè... diciamo, loro hanno sintetizzato con poche parole quello che penso anch'io, cioè Sorrentino dice una cosa, Bellocchio dice un'altra, cioè è come se loro non, diciamo, quando si fa un documentario non c'è una sceneggiatura, cioè le persone, noi facciamo le domande, loro giustamente rispondono, però, come dire, ho sentito da parte loro una, come dire, essere sintonizzati con la mia. Dunque secondo me, non so se mi sono spiegato, però è come se tutte le persone che l'hanno diretta, tutte le persone abbiano la stessa percezione poi alla fine. Certo, poi c'è chi racconta un aneddoto, c'è chi ne racconta un altro, però mi sento molto vicino a quelle voci autorevoli, molto, molto forti. Prego. Io invece sono rimasta colpita un po' dal punto di vista stilistico, se così vogliamo dire, e incuriosita in particolar modo dalla presenza delle tre ballerine. All'inizio mi chiedevo cosa c'entrassero,
ma poi credo che ci sia un, questa è solo una supposizione, un fil rouge che collega le tre ballerine con una inquadratura in cui si vede una bambina vestita nello stesso modo e poi la stessa fiera che cammina per la spiaggia. Volevo chiedere, ma questa è una rappresentazione di quello che viene detto a proposito della sua straordinaria personalità o è comunque una trasposizione dell'idea di purezza che comunque viene comunicata da tutti coloro che hanno avuto il piacere di collaborare con l'attrice? Diciamo, anche se si vedono pochissimo ballando, sono più delle figure femminili che ho un po' voluto, perché mi piaceva questa dimensione delle tante donne, perché Piera secondo me incarna tante donne, cioè essendo una personalità molto forte incarna tante donne, ma incarna anche tante situazioni, la purezza e tante altre cose. Poi mi piaceva moltissimo il contatto con la natura, al mare, nelle vicinanze del mare, perché un po' mi ha ispirato il capolavoro di Marco Ferreri, Storia di Piera, che è scritto da Piera e Lucia Maraini, dove nel finale le due donne diciamo, si incontrano, si capiscono e si spogliano, stanno nella loro purezza. Dunque un po' mi volevo avvicinare a questo, però poi in fondo non c'è proprio una spiegazione più precisa, dunque se vado oltre magari vi dico sbagliato, però un po' è quella l'idea. Una delle cose che mi ha molto sorpreso nel film è sapere che lei vorrebbe interpretare il Carlo III. Dice nel film. Non so, è stato lui a me. No, bellissimo. Io, diciamo, ho fatto anche Michelangelo e dunque, diciamo che la mia parte maschile, oltre anche Dante, la mia parte maschile, come tutti noi penso, la parte maschile e la parte femminile sono, si uniscono sia nell'uomo la parte femminile che nella donna la parte maschile. Diciamo che io volevo che mi fosse permesso di essere così audace, ma audace lo sono stata anche altro, è vero che sono stata rifiutata proprio perché ero troppo tutto mirato a casaccio, perché cito Maria Callas che diceva, come ben sapete, il gesto inutile è un gesto folle, dunque non bomba, sempre tenuto, ecco. Tanto è vero, se faccio una risposta troppo lunga per la domanda che era vostra. E io non, quando c'erano tutti questi rifiuti all'Accademia, le cose che ho già detto e questo, invece il cinema, con grande mio dispiacere perché non mi prendeva a teatro, e del cinema non mi interessava in questo senso. Io ho avuto l'onore per me di fare Bisturi in Mafia Bianca, un bellissimo personaggio con Zampa, no? Che era quello che fece fare il bellissimo l'onorevole Angelina alla Magnata. E Zampa diceva, vedi a Senta-Berger, adesso voi siete tutti un po' giovanotti come voi, però Senta-Berger era un'attrice, una pinà, una cosa a quel tempo, ecco. E dunque lui cercava di dire a lei, vedi, questa ragazza ha una faccia da cinema, invece vuol fare teatro, sente stardita la sua cosa, e ho detto sì. Allora io gli ho detto, vede, io, cioè, è troppo centimetrale il cinema, ma che vuol dire centimetrale? Sì che devo stare dentro a quell'acquarino così piccolo, non devo muovermi, c'è poco corpo. Come poco corpo? Sì, poco, io posso, perché il cinema mi metto là a fare, perché sembra lei, ecco, sarei sembrata. Invece io volevo essere un atleta, sì, cose, tutte queste cose. E mi ricordo che anche i italiani con cui feci Sotto il segno dello scorpione, anche con Pasolini cui feci la cosa, insomma, ebbi la fortuna di lavorare con autori che invece loro mi volevano la faccia,
Poi a parte che Zampa diceva, tu sei come Alberto, Alberto, lui, ma Alberto io, era Alberto Sordi con cui lui aveva fatto, dottor Tercilli, il medico della mutua, tutti quegli affari, quei film che facevano la denuncia degli ospedali e di tutte le persone che insomma ecco giustamente era un uomo che si occupava e diceva tu la faccia di Alberto, a me non è che mi diceva molto come complimento, io poi che così presa dalla teatralità dicevo no ma come non mi pare, sì invece sì, lui diceva perché quando piange sembra che ridi, quando ridi sembra che cambi, ma è una metafora comunque di un regista che torno a dire ho avuto la fortuna insieme anche a Castellani dove facevo una sorina con la Loren, insomma quella il cinema mi avrebbe preso subito e cosa sì, anche come cantante perché facevo anche l'imitatrice di Gianni Morandi e mi avevano preso sia Ciangarotti che Migliacci mi ha detto poi vabbè se vuoi suonare senza pianoforte perché ho detto no non voglio fare foto, faccio da sola. E partì con l'imitazione di Gianni Morandi che non vino, se vuoi uscire una domenica sola con me. Dunque, per dire, anche lì Nicola Ciangarotti, Nicola RCA, Nicola Migliacci, che adesso ho visto recentemente, mi ha detto tu poi hai fatto benissimo a seguire la tua via. Ecco, per dire, le altre strade, quella del canto e quella del cinema, erano aperte, quella del teatro è stata l'ultima. Dunque, potete immaginare che per me che vittoria in qualche modo, perché no, non abbiamo paura di questa parola, che vittoria è stata sapere che Magia si aveva trovato tutte queste cose, le aveva fatte tirare su e insomma io sono contenta di essere stata una brava attrice di teatro, cioè, sono ancora viva, non è che lo posso fare qualche volta, adesso lo faccio un po' meno perché così mi riposo un po', però... Volevo dire che chiamo Marcias, che si chiama Peter, ma però lo chiamo Marcias perché mi piace più la parola marcia nel senso di marciare. E allora anche quando parlo di lui con delle persone dico Marcias, ecco, si ricorda la marcia, Marcias. Buongiorno, avrei una domanda per il regista ancora relativa al confronto fra la prima immagine. Quella delle tre silhouette di donne e quella del film di Ferreri e ovviamente anche di Guarnieri, perché lì la fotografia è qualcosa di molto rilevante. Ecco, vorrei sapere se in questa messa a confronto, anche attraverso le altre immagini di supporti diversi, della RAI, degli anni 80, eccetera, si voleva instaurare un confronto tra tecnologie. La tecnologia di ripresa con la pellicola del film appunto La storia di Piera e quello che è l'attuale cinema digitale e quali possono essere le conseguenze da trarre da questo confronto. Grazie. No, diciamo che non volevo fare nessun confronto, se devo essere sincero. Come ho detto prima, con Piero abbiamo fatto un lavoro dove erano molto importanti le parole, cioè un film dove per me sono molto importanti le parole, dunque ho evitato di guardare l'immagine, la precisione dell'immagine, perché molti è stato difficilissimo trovare i materiali del teatro, cioè purtroppo non c'è tantissimo sulle grandissime cose fatte da Piera. Sugli anni del teatro d'avanguardia, ci sono delle bellissime foto concesse dal Teatro Stabile dell'Aquila, tantissime foto di Piero, eccetera, però con sincerità non mi sono. Ed è stato un grande dispiacere perché adesso voi con la perfezione dell'immagine, col digitale, HD, eccetera, come dire, piange il cuore vedere delle immagini non buone, poco definite, eccetera. Però è un film che diciamo sulla parola, dunque come dire abbiamo anche un po' chiuso gli occhi, dunque abbiamo detto diciamo concentriamoci tantissimo sulle parole di Piera, sul suo diciamo passato, presente e anche futuro, perché poi il film finisce con una speranza, con una grande
con una grande frase per le nuove generazioni sui nuovi attori e sulle nuove. No, dunque questo, cioè, non so se ti ho risposto, però diciamo ci siamo concentrati molto di più sulle parole, dunque ho evitato già dall'inizio di fare confronti, eccetera. Ripeto, quelle tre donne per me ricordano, cioè sono piena, ma io ho visto anche diciamo tante altre, non mi so tre perché ho immaginato anche di farci stare sua madre, la Piera a teatro, la Piera ragazza, c'erano un po' questo. Una domanda prima degli esposti. Lei ha detto che non ha visto ancora il documentario, vedrà stasera, quindi ci sentirà descritta da registi, da persone con cui ha lavorato, eccetera. Volevo sapere se lei dovesse descriversi invece, descriversi in poche parole, quali sono le cose che ti rivede di sé, visto che stasera sarà passiva rispetto a quello che diranno di lei. Grazie. Intanto direi di me che sono proprio un ossesso, scusate se parlo al maschile, un ossesso nel lavoro, un ossesso con le parole, quello che chiamo circolini, e dico di me che sono stata audace, diciamo, in questo senso, portare questo metodo che è il mio metodo di teatro, portarlo nello schermo e poi dopo in uno schermo più piccolo nelle case, vuol dire che il metodo funziona con qualcosa che io ho dentro e che o faccio da lontano per farmi amare anche dal signore dell'ultima fila o per consolare, come dico io faccio l'attore per consolare. E diciamo, e questo metodo io mi chiamerei signorina del metodo. Questa cosa mia, metodo, ecco. Per quanto riguarda diciamo, l'interesse che ho per la mia persona, perché non ci dobbiamo vergognare quando uno dice ma questa signorina, sarei io, si già raccontata in Lettere d'amore a Robert Mitchum, che è così piaciuto. Ecco, e poi si raccontate le storie di Piera con Ferrelli, così. Adesso si racconta con Marcias. A dir la verità mi vorrei raccontare fino all'ultimo, così, respiro, per tenermi anche compagnia, anche perché trovo che sono un materiale che mi tiene compagnia. Io non ho paura del dietro e ho la visione anche del futuro. Ho aiutato l'Aquila con poco successo a diventare capitale europea della cultura, sono andata col sindaco e con gli altri e ho letto questa bella frase: il futuro viene da lontano. Ecco, penso che così il futuro viene da lontano. Dunque, diciamo che il mio futuro viene da lontano e vi sbarcherete anche nelle altre storie. No, scherzo. No. Passaggio in cui Tornatore parla di lei, come lei entra in un personaggio e come anche se lei non interpreta spesso dei personaggi protagonisti, lei rende quel personaggio protagonista di un film personale collaterale al film che sta dirigendo il regista. E quindi mi chiedevo se fosse una considerazione azzeccata secondo lei. Penso di sì, perché è un dispiacere per me non essere protagonista, anche questo va detto, e oggi sono molto felice di essere non solo qui con voi da stamattina, dove sono protagonista, ma anche, diciamo, con i miei grandissimi che mi hanno fatto avere degli altri appuntamenti protagonisti, e soprattutto con questa sera che io prenderò il premio, come sapete, Adriana Prodi, e che dove non solo sono felice, vedete che mi sono messa giustamente come si doveva oggi, in rosso, perché
sapete, che è la giornata a proposito di vendette, di ricordare tutte le donne che sono morte per violenza. Insomma, però questo è stato per me molto importante, vedere la foto di Adriana Pro, vedere la sua faccia, perché la pensavo una un po' così messa tutta lì a studiare per dire per costruire il museo, invece aveva tutta una gang, insomma una gang, un bel gruppo intorno, è una tipa piuttosto, e io sono molto contenta stasera di prendere qualcosa da lei, no, lo prenderò naturalmente dagli organizzatori del premio e che cosa, però ecco, una buonissima giornata. Non ho risposto, ma forse ho risposto, io sono contenta, sarei contenta di fare la protagonista, ma e non vorrei per carità fare questa storia che odio e lamenti come tutti i cosi, ma non abbiamo la fortuna, non abbiamo, è sotto gli occhi di tutti, di fare come Judy Dench delle storie che possiamo interpretare la protagonista, no? Non abbiamo la fortuna di Maggie Smith, non abbiamo questo tipo di fortuna, e allora io ho studiato questa cosa, che faccio anche le parti piccole come se fossero grandi. Ha ragione Tornatore, ha ragione. Dobbiamo finire qui, vi ricordo. Vi ricordo che stasera quello degli esposti riceverà il premio massimo 3 alle 9 c'è cioè, grazie a tutti. Grazie.